di Bagno di Cavorrano, 26esima giornata del girone E di Serie D. Vi parla Iuri Galgani per Unione Sportiva Follonica Cavorrano, qui accanto a me Davide Sbrolli. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Bene, diamo subito lettura delle formazioni, partendo dal Siena. Siena che si schiera con il 4-3-3, in porta c'è Narduzzo, poi De Angelis, Terigi, Agnello, Farkas, Gibilterra, Guidone, Bani, Martina, De Falco, Mignani. Allenatore Alberto Gilardino, a disposizione Gragnoli, Diglio, Orlando, Guberti, Schiavon, Aruna, Adamu, Padulano, Sare e Pavlak. Il Follonica Gavorrano risponde con il 3-5-2, in porta Ombra, poi Bruni, Dierna, Grifoni, Berardi, Mencagli, Lombardi, Losicco, Valerio, Ampollino e Vai. Agli ordini di mister Marco Cacitti troviamo Trombini, Battistoni, Apolloni, Papini, Farini, Zini, Usei, Luzzetti e Staiano. L'arbitro dell'incontro è il signor Valerio Vogliaccio della sezione di Bari, il primo assistente è il signor Carmine De Vito della sezione di Napoli, il secondo assistente è il signor Andrea Maria Masciale della sezione di Molfetta. Palla per De Falco, scodellato il pallone in aria, tiro di testa da parte di Guidone, grande riflesso, grande risposta di... Tanto questo pallone in aria per la testa di Vai che gira il cross. È un pallone molto molto pericoloso. De Falco di testa, De Angelis viene respinto da, se non abbiamo visto male, da capitan Dierna. Dierna, Mignani, serve Gibilterra, Gibilterra conclude, traversa, anzi incrocio dei pali esattamente quando siamo giunti al 29esimo minuto per Lombardi. Lombardi finta, Lombardi in aria, pallone di testa per Berardi, palla che... e delle due squadre. Tanto arriva la fine del primo tempo senza recupero, quindi 0-0 si conclude la prima frazione di gioco. Esce il numero, entra il numero 25 Staiano e prende il posto. Sostituzione nel Follonica Cavorrano, uscito con il numero 32 Nicolò Vai, al suo posto con il numero 25 Giuseppe Staiano. Molto molto bravi in questo caso i centrali difensivi bianconeri. Lancio per Orlando, Orlando, e c'è il gol del Siena. C'è il gol del Siena al 19esimo della ripresa. Palla però sempre per il Gavorrano, Grifoni, Grifoni, Grifoni in mezzo all'area, tiro, miracolo da parte di Narduzzo. Bene, fino a questo momento, Grifoni, Grifoni in aria, Grifoni, rovesciata, fortunato in questa circostanza il Follonica Gavorrano con Mencagli. Grifoni, Grifoni, cross di Grifoni, secondo palo, arriva un tocco di mano nettissimo per i bianconeri. Infatti l'arbitro fischia ora la fine, è un successo importante per la formazione senese.